A fine video vi dirò una cosa fighissima che accadrà il 7 giugno, quindi rimanete lì fino in fondo. Mi raccomando. Ma è un sogno o è la realtà? Mi trovo a Parigi sotto le luci scintillanti della Torre Eiffel. In sottofondo la musica del party Pramac Racing. Tutto questo vuol dire solo una cosa: meno 2 giorni all'inizio del mondiale. Non è un sogno, è tutto maledettamente vero. Le emozioni che sto provando sono un vortice che è difficilissimo da spiegare. Partiamo da quelle che mi fanno stringere lo stomaco: paura, insicurezza. Le domande che mi sono posto negli ultimi mesi sono state moltissime. Nonostante io sia un rookie della categoria, mi sono posto degli obiettivi forse irraggiungibili, quasi presuntuosi, oserei dire. Ho tutto contro rispetto agli altri piloti: l'esperienza, le piste sconosciute, il peso. Ma sapete una cosa? Mentre riguardavo i miei vecchi album sul telefono, mi è uscita questa foto con scritta la seguente frase: ricordati solo che 5 anni fa sognavi di essere dove sei adesso. E lì ho capito. Le mie preoccupazioni si sono magicamente trasformate in felicità per l'avventura che stava per iniziare. È giusto pretendere molto da se stessi, ma è altrettanto fondamentale godersi il viaggio. Non ho mai conosciuto un vincente che non sia passato attraverso difficoltà e ostacoli. Cade clamorosamente Sofia Goggia. Quindi, ragazzi miei, gustatevi questa avventura insieme a me, perché nonostante tutto sarà uno spettacolo. Se lo metti di spacco il culo. Ma... Sembra mia nonna. Allora, io vorrei questo weekend dimostrasse con la pratica, ma subito, quello che lui dice teoricamente a tutti: spiega, frena qui, curva là, fai il questo, motore, fai questo. Vediamo se sei un teorico o anche un minimo pratico. Benvenuti in questa nuova serie, Road to MotoGP 2023. Oh, avete sentito di Granado? No, Luca, è successo? È bel casino, perché sembrava dovesse correre e invece per la botta alla testa unfit per la gara. Madonna, veramente? Cioè, no, per il campionato tosta, perché, cioè, pensa come in un attimo tutto può cambiare, cioè test rallanciatissimo, eccetera eccetera, e poi minchia, ti succede l'imprevisto. E una cosa positiva di, diciamo, del girare tanto, di fare anche la superbike o il mondiale super sport così, è che stai tantissimo in moto, però poi hai questi rischi qua. Excited for this opportunity. Siamo qui finalmente a Le Mans. Che fa? Luca Salvadori, cioè, che Inception, il vlog nel vlog, cioè cosa... Spiegami un po' la moto, spiegami un po' la moto che avrai quest'anno, prima volta nel moto mondiale, oltre a fare finalmente il pilota vlogger, fai anche il pilota vlogger del moto mondiale, dai. Vai, moto mondiale, che mi stai emozionando quasi. Quindi, ho fatto un video che la spiegava molto bene, male se non l'avete visto, comunque per gli amici di Sky vediamo di raccontarvi molto velocemente. 150 cavalli, 225 kg più o meno, tanto... a metterci il peso in più che hanno tolto da quello dell'anno scorso,
Ci penso io perché sono un bel figlio di 81 kg. Però come vedete, bellissima perché è carbonio in ogni dove. La ditta Demolizioni fattura molto bene. Ok, guardate, non c'è un pezzo che non sia carbonio. Anche qui, senti che bel rumorino. Motore e telaio sono attaccati, tra l'altro, quindi disastro. Ma disastro no, anzi, si guida, devo dire, veramente bene. No, dico per la ditta Demolizioni, disastro. Ancora nessuno è riuscito a fare un danno del genere, però vedremo in futuro cosa accadrà. Abbiamo pochi turni, pochi giri, quindi insomma le possibilità di fare danni sono di meno, però ci sono. Bene, dopo l'incursione di Sky e del buon Triolo, siamo qui nel centro del paddock Moto E e abbiamo tutti i nostri bei posticini, lavoriamo sulle moto in maniera molto accurata. Dietro abbiamo i nostri spazietti dove mettiamo le tute, i caschi, via dicendo. E finalmente da Dorna è arrivato l'ok per questa prima gara. Avrò le telecamere montate sulla moto. Devo ringraziarli perché appunto si sono aperti a questo esperimento e insomma speriamo che continui durante la telecamera. Grazie, anteriore. Telecamera per il mio bel faccione, telecamera per il mio bel sederone e quella per vedere chi c'è indietro, che speriamo siano molti. Bene ragazzi, adesso basta chiacchiere perché domani ore 8:30 si inizia l'azione in pista e sarà veramente interessante perché alle Mans, immaginatevi voi cosa può essere la pista alle 8:30 di mattina e soprattutto ci sarà libere 1, libere 2 e subito alla sera qualifica, non si ha neanche il tempo di capire dove si è. Bello, mi piace e a domani. Sul davanti è molto meglio rispetto a Barcellona, anche se in qualche punto anche lì devi farci attenzione. E poi man mano ovviamente che andavi avanti, cioè il problema è che avevo tutto il gruppettone davanti di quelli che degli ultimi 5, no? Sono arrivato sotto, poi passarli per me è veramente difficile, cioè ogni rettilineo devo fare la staccata che gli devo prendere 10 metri e poi passarli. Quindi ho perso gli ultimi 3 giri che erano quelli fondamentali, secondo me avrei tirato giù un po', insomma. Se si riuscisse a centro curva a darmi una mano a farla curvare, mi sarebbe quando molli i freni. Perché quando arrivo qua dentro, molli i freni, va lunga, cioè sto tanto lì sdraiato per aspettare di farla curvare. Ogni volta che mi rompo i coglioni gli do il gas per farla girare di gas, ma non è il massimo. Ragazzi, su queste moto, come ben sapete, meno chili ci sono, meno grosse si è, più vantaggi ci sono. Quindi andiamo a fare un qualcosa di molto sofisticato per ovviare a questo problema. Sì. Meno 2 kilos. Boy. Si prova a fare come te, te apri e fai...
e si vede dal dietro, Dio, devi fare un po' più smooth, più così. Perché te la mati al primi metri la mati. La? Sì, al primi metri dell'accelerazione sì. È dove la mati la moto. Devi dare gas. Appoggiare. Sentirlo. Non fare. Quando fai così, prova a alzare la moto. Se devi, è meglio che giri un po'. Soprattutto l'ho visto dopo la chicana. Alla 5 penso, 5. Sì, alla 5 di destra. Di sotto. Okay. Lì hai aperto così e hai fatto la moto. E dopo non andavi un cazzo, non la sei per questo, perché hai fatto troppo così. Ma si vedeva dal dietro, Sì. Porque a las 6, a las 6, ha abierto gas, tío, como un jabalí el cabrón. Y ha hecho así, y yo digo, ¿dónde va? O sea, no tienes tracción y vuelves a casa sin aviones. Ritorni subito, non paghi biglietto. Ti ha detto, aspetta un attimo, ancora sfrutta ancora un po' di metri. Di appoggiarlo e poi essere un po' più dolce, però figa. E intanto cercare di rialzare perché si vede da dietro. No, perché queste moto hanno tantissimo, cioè tantissimo. Hanno un traction che lavora molto e praticamente devi più che essere preoccupato del fatto che cadi dal posteriore, devi essere, come dire, tecnico nel fargli fare più strada possibile. Ok. Con MotoGP. Sì, sì. Cioè che se sei sdraiato dai gas la moto ti taglia. Certo. Cioè è molto safe. Però comunque se non la rialzi non va. Non va. Il problema è che il mio problema è c'è un curva, no? Perché entro, c'è la curva che è là e in qualche modo c'è sto... devo arrivare! E quindi gli dai il gas per farla voltare. No, lui dice aspetta. Aspetta un attimo. Falla correre di più e aspetta un attimo. Che dire ragazzi, stiamo girando come la merda nei tubi. Avete sentito Tito che era dietro di me, ha fatto qualche giro a guardarmi. Cerco di far girare la moto di ignoranza dando le manate di gas, ma come avete sentito non è la cosa giusta. E aggiungiamoci che come a Catalunya, come velocità sono messo veramente male. Sono praticamente ultimo con 3 km orari sul penultimo. Lo sapevamo, però di sicuro c'è tantissimo da migliorare sotto il profilo della guida. Quindi poche scuse, bisogna proprio modificare la guida. Devo capire che non posso fare il tempo come faccio sul V4, cioè ve la spiego molto brevemente. Sul V4, quando vuoi fare il tempo, semplicemente stacchi più dentro, forzi un attimino l'inserimento, la giri stretta, manata di gas, e se metti insieme tutte le cose il tempo esce. Qui è esattamente il contrario. Ho fatto i primi 3-4 giri dove ho visto subito il 43, 2 secondi più veloce del primo turno, ho detto perfetto. Ho iniziato a forzare un pochino di più in inserimento, finito, basta, partiva dietro, andavo lungo, disastro. Quindi adesso mi rimetto sotto a studiare un po' con Marco, a vedere le differenze dei stili di guida tra me e Tito, perché lui, essendo campione del mondo Moto2, diciamo che di pulizia di guida ne sa qualcosa, e vediamo di cercare di migliorare un pochino in vista della qualifica, che sarà stasera alle 5. Siamo solo al day 1 ed è già il momento delle qualifiche. Sono sincero, lo shock iniziale del primo turno si è trasformato in completa goduria per quello che sto vivendo. Ma che figata è vedere tutta questa gente ed essere in mezzo a questi piloti. Mi devo ancora leggermente abituare. La cosa importante adesso è fare quello che mi sono prefissato, migliorare turno dopo turno in un'unica direzione. È il momento del giro da tutto o niente. Obiettivo 1.42. Vamos! I can do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. Too easy. It's too easy. I've been it, done it, seen it. Boy, all that like Keenan. Still got crack, they fiending. Flow still hot like Phoenix. Shine so bright, I'm gleaming. This off top, I'm tweaking. Fresh out the rat like Neiman. Still tryna fight my demons. Cause we all gotta hike like Tina. That's why I gotta ride with the Nina. Outside it's a war going on. Made me put my hands on my head like a Macarena. They want you walking on board like Kima. Ain't give a F to you like John Cena. Putting blood on the brand new Beamer. Tryna earn they stripes like a demon. Quattro giri. Dovevi attaccarti subito. L'anteriore non mi ha mai dato un senso di la sto perdendo. È buono. Adesso inizio a sentirmi a mio agio sulla moto, no? Il problema è fare questo tempo al secondo turno. Subito. O addirittura subito. Bam! Sì, e poi lì fai lo step.
avere 10 minuti con questi qui che sono abituati a boom, a fuoco. Porca, è quello. Cioè io primo turno ho fatto change dal V4, ok? Dove sono? Dove sono? Poi hai quella roba, quella sensazione di essere arrugginito, che non conosci la pista, poi ogni turno hai il vento dietro, il vento davanti. Quando sei arrivato, ti senti a posto, è la gara. Ebbene ragazzi, ci siamo. Abbiamo fatto gli annunci, abbiamo fatto i test, ma ora non si scherza più. Millesimo gran premio per la MotoGP, 270.000 presenze, guardate qua a sinistra che c'è quantità di gente folle, e io direi che sono bello concentrato. Anche questo weekend l'abbiamo capito, l'anteriore sarà fondamentale, bisognerà stare molto attenti durante la gara e capire un po' le sensazioni, perché può essere molto tricky, se così possiamo dire. Dobbiamo continuare quello che abbiamo fatto durante tutto il weekend, migliorare turno per turno, senza danni, senza strafare, e soprattutto adesso ci sono punti in palio, quindi sarà importantissimo partire bene. Cercherò di buttarmi tutto esterno prima della S per evitare gli ingorghi e incrociamo le dita. Staccata non male, ne ho passati due all'esterno perché appunto si sono intruppati un po' nel casino della prima S. Adesso davanti si stanno tirando delle gomitate allucinanti, sono nel gruppone, devo cercare di tenere il più possibile la scia che mi stanno offrendo, perché soprattutto per me è fondamentale. Non sto girando male, rispetto alla qualifica siamo di passo più veloci di 3-4 decimi. È incredibile come magari durante appunto il giro secco mi sentivo di essere stra al limite, invece adesso in gara, dove in teoria bisognerebbe essere più cauti, sta uscendo tutto molto più facilmente. È normale, stiamo tutti conoscendo meglio la moto, io anche la pista. In più avere lì davanti dei piloti che hanno tanta esperienza su queste moto e su queste piste fa la differenza. In pochi giri di gara si impara molto di più che in chilometri e chilometri di test. Ho attaccato qui dietro al collo Mika Perez, anche lui rookie come me, e per farvi capire il livello folle che c'è in questo campionato, vi basti sapere che è stato campione europeo Junior Cup e vice campione mondiale Supersport 300. Anche lui si sta un po' adattando a queste moto elettriche, anche lui sta cercando di capire un po' le piste nuove, ma vi assicuro che non si sta tirando indietro e mi sa che tra poco me ne renderò conto.
Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Caduta di Mantovani nella prima S, Mica Perez che si infila, controsorpasso e poi... Mamma mia, la ditta Demolizioni era ad un passo da fatturare molto bene. Per fortuna tutto ok, continuiamo. Adesso un attimino di respiro si fa per dire, perché non c'è più Mica Perez e c'è Finello attaccato al sedere. Riportiamo un esempio. Mamma mia, qui c'è stato il doppio. Miguel Pons, Casadei nostro. Sì. Dentro. Ah! Matteo Ferrari cade. Pagare dietro intanto tra Finello e Luca Salvadori, con Finello che ha la meglio su Salvadori per la decima posizione. Lo sappiamo, col mio bel sederone offro una bellissima scia, poi Alessio è molto mingherlino, quindi proprio si mette in carena perfetto, è una spada. Adesso non devo mollarlo. Devo stare attaccato fino alla fine, studiarlo un attimino e capire come fregarlo all'ultimo giro. E vi assicuro, frena forte, non è facile. Ok, ci siamo, inizia l'ultimo giro. Purtroppo sul rettilineo perdo sempre quei 2-3 decimi, non tanto di velocità massima, ma di spunto fuori dalla curva. E si sa, è così, non ci si può fare niente. Adesso devo cercare di spremere il più possibile tutto quello che ho per recuperargli quei metri che ho perso e cercare di arrivargli sotto nell'ultimo settore, dove è l'unico punto dove ne ho un pochino di più. Riuscire a sorpassarlo sarebbe tanta roba, perché siamo in nona e decima posizione. Come prima gara non è male. Ultimo settore, sono vicinissimo, ho recuperato il gap, è andato un attimino largo, sto sul sinistra, ci sono quasi... Ah! Ha staccato fortissimo, ha staccato fortissimo. E se mi fossi buttato dentro... Avete visto cosa è successo con Mica Perez? Uguale, non aveva senso. Avevamo i primi punti, ci siamo. La P9 era lì, vicinissima, però dai, a sto giro portiamola a casa così, va bene. Qui infatti mi sono girato verso Alessio dopo il traguardo e ho fatto... Cioè, più di così non ne avevo. Aveva proprio preparato quell'ultima staccata mortale per non farmi passare. Però, appunto, tra qualche ora ci sarà gara 2 e di sicuro andranno tutti ancora più forte e sarà ancora più dura. Luca Salvadori, decimo Salvadori. Lo guardo perché mi incuriosisce l'esperienza di uno che viene da, che sta vivendo un altro mondo. L'ultimo giro, poi non so qual è stato il suo best lap in 42.6, ieri gli sembrava irraggiungibile, invece facendo i chilometri, poi padroneggiando la tecnica, le cose arrivano. E lì prendi proprio all'inizio già qualche metro, poi tutto rettilineo. No, non, cioè, ho visto con te, c'è proprio facilità, mi dispiace dirtelo, però c'è proprio facilità di prendere la scia. Perché poi tu hai passato prima sotto il ponte nella staccata, sì, là, sì. Ok. E lì è il punto dove quasi faccio più fatica, pensa. Ah, nella pista. E quindi non mi hai passato perché non volevi passarmi? No, perché nelle altre parti non riuscivo comunque. Okay. È più di, cioè, quando si è comunque con moto uguali, dove ci sono curve, così. È più poi sono sincero. Facevo. Quando mi è passato, intanto mi ha dato una sveglia. Sì. Perché io ero un po' lì. Ci giravamo un po' più. Sì. Mezzo secondo, e non era, sì, tanto. Ho capito, però io l'hanno detto anche in telecronaca. Io personalmente ho fatto il mio personal best all'ultimo giro, proprio perché ero lì, ho detto sei venuto di nuovo sotto, no, per avere una possibilità ti dovevo uscire attaccato nelle ultime destra sinistra, esserti di fianco e fare così. Lì freni forte e comunque non è male. Ero lì così, ho detto se entro andiamo tutte e due in tribuna insieme. Dai, per un monoposto, no? Dai. Prego. Ero lì però ho detto dai, per la prima volta bene. E adesso gara 2 e... secondo me però bisogna anche un po' decidere come vuoi fare la gara, cioè o formichina
e non prendi un rischio, perché sinceramente io in questa gara non ho mai avuto davanti che mi ha fatto una volta un verso, okay? E arrivi in fondo, oppure fai il pazzariel e come va però davanti, però se la chiudi ci sei davanti. Il problema è che ormai arriveremo a girare come le MotoGP, perché abbiamo iniziato a girare in 45, adesso giriamo in 40, cioè il limite di questa moto dov'è? Non si sa. Bene, non sono passate neanche 3 ore e siamo già pronti per gara 2. Condizioni leggermente differenti da gara 1, fa ancora più caldo, ci sono un 15-20 gradi in più sull'asfalto. È da tenere molto conto per il discorso anteriore, quindi ancora più attenzione rispetto a gara 1. E sarò sincero con voi, non mi sono ancora abituato a questa situazione dove sei in griglia di partenza, tutti i meccanici, gli ospiti e compagnia bella escono e pronti via si parte. Senza giro di ricognizione, ve ne sarete accorti in gara 1, oppure magari ha detto ma cosa stanno facendo questi, stanno già tirando. Sì, pronti via, full gas, prima curva. In moto E non c'è giro di ricognizione, quindi anche questo è un qualcosa al quale bisogna abituarsi, però è una delle novità che non mi dispiacciono. Lì sulla destra, come vedete, c'è Tito Rabat, mio compagno di squadra, campione del mondo Moto2, ogni volta che ci penso dico pazzesco. Ha un passo migliore del mio, anche se partiamo molto vicini, quindi cercherò di usarlo come ariete alla prima curva. Prima è andata bene, è più rischioso ovviamente andare all'esterno girando attorno agli altri, però è molto redditizio se non succede niente. Quindi tattica partenza come gara 1, full gas, ci siamo. Mamma mia che rischio con Zaccone, ha proprio chiuso la porta come se non ci fosse nessuno. È andata molto bene. Adesso sono tutti lì davanti che si stanno tirando le gomitate. Io devo guardarmi un po' dietro, dovrò stringere un attimino le traiettorie nelle prime curve. Comunque dai, non male, ho recuperato posizione anche in questa partenza, quindi testa bassa. Finello come in gara 1 mi ha preso la scia, mi ha passato prima della S veloce, ma questa volta ho staccato più forte e sono riuscito a rincrociarlo. Sarà tosta. Niente, Alessio mi ha ripassato in fondo al dritto, non sono riuscito a reincrociare come in gara 1 come ho fatto con Mika Perez, ha protetto molto bene l'inserimento della S. Adesso devo fare come in gara 1, attaccato dietro, non devo mollarlo e se ne ho gli ultimi giri devo cercare di fare la mossa, non più aspettando proprio l'ultimo momento come in gara 1 perché abbiamo visto che quel qualcosina sul finale ce l'ha.
Nonostante il mio best lap nel secondo giro lanciato di gara 2, 1:41.7, mezzo secondo più forte di gara 1, con il passare dei giri sono calato a picco. Ho fatto esattamente il contrario, sono partito troppo a canna e poi ho iniziato ad avere problemi sia al posteriore che all'anteriore. Ho Miguel Pons, che ce l'avevo lontano 2 secondi, mi ha recuperato tutto negli ultimi 2 giri e nonostante sia lì davanti nell'ultimo giro non riesco proprio a tenerlo. Sono veramente sulle uova, esattamente come era successo a Catalunya durante i test, che non mi sentivo a mio agio. Qui molto meglio, ma comunque in questo finale di gara 2 la sensazione è più o meno quella. Non c'è molto da rischiare, è così, quindi portiamola a casa. Questa non mi è piaciuta molto. P13. Ancora punti, però non so come dire. Non mi sono divertito come in gara 1, dove vedevo anche tutto il gruppone lì davanti, che comunque era molto vicino, e anche come tempi eravamo più vicini. Qui in gara 2, a parte i primi 2 giri, dove ho girato veramente bene, poi ho calato troppo. Comunque, informazioni importantissime portate a casa: aver fatto 2 gare senza danni, senza casini, senza dite demolizioni, mi ha fatto comprendere molte cose e le sfrutterò assolutamente per la gara di casa al Mugello, dove bisogna fare bene. La pista la conosco, il rettilineo è un po' un handicap, ma in ogni caso ci sono le scie, mi attaccherò a qualcuno, chi se ne frega, perché lì, per chi mi segue lo sa, ci sono bei ricordi. Quindi torniamo ai box, analizziamo i dati a mente fredda e che dire, i primi 2 round sono andati, non mi sembra vero, bellissimo e non ci sto ancora credendo. Quando ho accettato questa sfida mesi fa, ne ero consapevole che sarebbe stata durissima. Il mondiale è il mondiale. In ogni categoria abbiamo i piloti più forti del mondo. E quando mi chiedono quali sono le tue scuse adesso, la mia risposta è che non ho nessuna scusa. Quante volte ho perso in passato? Quante volte ho cercato una strada che non mi ha dato i risultati sperati? Tante, tantissime, ma il fallimento è anche quello che mi ha portato al successo. Ogni pilota che si affaccia su questi grandi palcoscenici sa che dovrà soffrire, anzi, deve avere l'umiltà per accettarlo. Molti piloti che l'anno scorso erano nelle ultime file, adesso sono lì davanti. Se ci sarà bisogno di allenarsi di più, lo farò. Se dovrò cambiare categoria dal 1000 al 600 per abituarmi meglio alle potenze minori, farò anche quello. La mia dedizione per alzare il livello è totale. La cosa buffa è che se mi avessero detto alla tua prima esperienza mondiale entrerai nei primi 10 senza fatturare per la ditta demolizione, ci avrei messo la firma. Ma poi, quando sei lì, capisci che puoi e devi spingere di più. Non basta fare la formichina per arrivare in fondo. La prossima gara è il Mugello. Pista amica che mi ha regalato dolci ricordi durante gli anni. Non vedo l'ora di essere lì e di vedervi sulle tribune per tifare le squadre e i piloti italiani. Questa puntata di Road to MotoGP finisce qui. Come al solito, gas e ci si vede al prossimo video. Bene, dopo tutte queste puttanate emozionali, c'è il backstage, quello che la gente non vede. Diretta da Le Mans, l'incoronazione dello Steve McQueen di zona Crocetta, Jonathan Villani, preparato un pensierino Le Mans, Steve McQueen ufficiale per il nostro Steve McQueen. Prego. Steve McQueen. Questo regalo per te. No, è vero, wow. Cioè, ma ti si addice proprio. Steve McQueen di zona Crocetta. Sono Steve, cioè, ragazzi. Racchiude tutto in l'essenza. E come al Mugello non si dorme, come potete ben sentire, a Le Mans non si dorme. Del discorso del 7 giugno ci sarà una sorta di presentazione del GP del Mugello nella mia città, Milano.
più precisamente all'Arco della Pace. Sembra verso le 6 di sera. Sarò presente insieme a tutti i piloti MotoGP e a qualcuno della Moto2. Ovviamente tenete d'occhio i miei canali, quelli MotoGP e via dicendo, perché in brevissimo ovviamente usciranno maggiori info e più precise. In ogni caso direi che il 7 giugno è un evento da non perdere. Quindi mi raccomando, segnatevelo in agenda e ci vediamo lì, come ci vedremo al Mugello. Daje, non vedo l'ora di incrociarvi in pista e come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video.